È stato molto apprezzato il primo Giorgione Day organizzato dall'associazione Arianize You con il patrocinio del comune di Ariano. Una serata in cui chi ha vissuto le famose scalinate di Giorgione ed era giovane negli anni 60, 70 e 80 ha potuto rivivere attraverso un articolato reportage fotografico alcuni spaccati di vita dell'Ariano di un tempo. Le terrazze Hotel Giorgione erano il riferimento di tutti gli arianesi e non solo. Come struttura ricettiva, certo, matrimoni, feste, ma anche come cinema, luogo in cui intrattenersi per una semplice chiacchierata con gli amici, teatro, centro telefonico, quando i telefoni cellulari erano ancora un lontano miraggio. Per i nostalgici, ex giovani, è stata una serata piena di emozioni. Certi spaccati fotografici dell'Ariano degli anni 70 e 80 hanno di riflesso sottolineato la desolazione del centro storico attuale. Quando il Giorgione funzionava, hanno raccontato gli ex fruitori della struttura, il centro di Ariano era sempre pieno di gente, con la neve, con la pioggia, tutti si davano appuntamento e il modo di dire comune era ci vediamo sotto da Giorgione. Adesso, invece, sotto i portici e sulle scalinate dell'Hotel Cinema Giorgione regna il degrado. La struttura, che è stata acquistata dal comune qualche anno fa, è stato oggetto di tre bandi per messa in vendita, ma nessuno ha risposto. Costa troppo, 2 milioni e 700 mila euro e ci vogliono troppi soldi per rimetterlo in funzione. È diventato anche una questione politica. Le opposizioni di centro-sinistra parlano di speculazioni di basso profilo. Già, perché dopo tre bandi la struttura può adesso essere venduta direttamente dal comune a qualsiasi imprenditore, anche ad un prezzo inferiore di quello d'acquisto. E in più c'è chi è pronto a giurare che ci sono già imprenditori pronti a rilevarlo per pochi soldi e a trasformarlo in uffici, appartamenti e negozi. Nel qual caso, le terrazze Hotel Cinema Giorgione resteranno davvero un lontano ricordo da archiviare nella memoria di chi lo ha vissuto al suo massimo splendore.